Buonasera a tutti e bentrovati. Siamo felici di darvi il benvenuto per questo primo appuntamento con questo nuovo ciclo di conferenze dedicate al tema classico e l'universo, che riapre i Venerdì della Cultura della Fondazione Cassamarca. In realtà non ci siamo mai fermati neanche durante il periodo del lockdown, l'abbiamo fatto in collegamento streaming e anche questa conferenza, come le prossime, si potranno rivedere per chi vuole o per chi oggi magari era assente, sul canale YouTube della Fondazione Cassamarca. Oggi cominciamo con la scienza, scienza coniugata però anche alle materie classiche, dal titolo vi accorgete, insomma, che non siamo proprio soltanto dentro il settore della scienza. L'ospite di questa sera è il professor Roberto Rossin, docente di fisica nell'Università degli Studi di Padova, professor Rossin, che è trevigiano di origine, ginevrino di nascita, ha studiato a Padova, poi il suo percorso di formazione lo ha portato al Fermilab, che è il più grosso, credo, laboratorio delle particelle del mondo, a Chicago, a Batavia, esatto, e poi al CERN a Ginevra, che è più grosso ancora, bene. Quindi il suo percorso è stato un percorso, insomma, in centri di eccellenza e poi è rientrato in Italia e siamo lieti, è uno dei tanti cervelli rientrati nel nostro paese dopo questo percorso di formazione all'esterno. Questa sera ha una serie di slide che ci aiuteranno a seguire questo tema. Vi ricordo che poi venerdì proseguono, quindi dopo questa sera avremo il prossimo appuntamento, che sarà con Don Michele Marcato e la storia di Paolo. Avete un calendario, per chi non lo avesse, poi all'uscita glielo daremo, e avete il calendario da qui fino al 27 novembre. Poi i venerdì proseguiranno con un calendario che stiamo ancora mettendo a punto. Quindi vi diamo ancora il benvenuto, c'è cioè il nostro presidente qui in prima fila che poi vi darà magari un saluto alla fine. Vi ringraziamo ancora per essere venuti e diamo la parola al professor Rossin. Grazie, grazie per l'invito e sì, anche grazie per avermi aspettato perché io dovevo farla l'anno scorso questa, poi mi sono ammalato tipo 2 giorni prima della conferenza. Allora, il titolo è, beh, vediamo un po', l'idea è di partire da qualche secolo avanti Cristo e arrivare fino a ieri, essenzialmente. In un'oretta mi hanno detto un po' meno, quindi sarà una cosa agevole. Più alta? Ok, funziona. Parlo così, mi sentite? Sì, no, preferisco non farlo per questione di. Ok, quindi cercheremo di coprire questi 2 secoli, 2 millenni e mezzo in un'oretta. Quindi non è agevole, ma io volevo partire dalla fine in realtà. L'idea cos'è? Noi parleremo di atomo, l'atomo nell'antichità, l'atomo oggi e quello che è venuto anche dopo l'atomo, cioè le particelle subatomiche e il modello che descrive Fields. Allora, questo signore qui si chiama Richard Feynman, si chiamava se volete, fu premio Nobel della fisica nel 1975, è uno dei padri della quantistica ed è uno dei fisici teorici più influenti dello scorso secolo. Allora, in qualche modo, lui ci può riassumere cosa si può pensare della teoria atomica oggi. Allora, a questa domanda, se in qualche cataclisma tutta la conoscenza scientifica fosse distrutta e solo una frase potesse essere tramandata alla prossima generazione, quale frase conterrebbe la maggiore quantità di informazioni nel minimo numero di parole? Lui a questa domanda rispose così. Devo dare il microfono se non si registra? Ok, lui rispose l'ipotesi atomica, cioè che tutte le cose sono formate di atomi, che sono piccole particelle che si muovono incessantemente, attraendosi quando sono vicine e respingendosi quando vengono spinte una verso l'altra. Questo non è uno qualsiasi, vi assicuro, è uno che vedrai piuttosto chiaro quando si parla di fisica. Lui dice, l'ipotesi atomica è la cosa più importante che ad oggi abbiamo imparato sulla natura. Da dove parte l'ipotesi atomica? Parte da lontano, molto lontano. Parte da Leucippo e dal suo discepolo che è Democrito, che introdussero, diciamo, nel V-IV secolo a.C. il concetto di atomo. Chiaramente loro non avevano gli strumenti per indagare la natura come ce l'abbiamo noi adesso, però loro introdussero questo concetto per rispondere a
dei problemi che erano nati dal fatto che, diciamo, Parmenide e chi veniva dopo di lui avevano detto una cosa che loro condividevano, che cioè l'essere è, il non essere non è. Va bene, però com'è che neghi il divenire? Com'è che neghi il fatto che ci sono dei mutamenti nelle cose? Però gli atomisti vogliono risolvere questa contraddizione senza però ricorrere a processi che hanno genesi o distruzione, altrimenti andresti verso il non essere. Quello che loro introdussero quindi è un concetto di movimento spaziale di molteplici realtà. Vediamo un po' meglio. Allora, passo da Epicuro. Perché voglio passare da Epicuro subito? Perché Epicuro era comunque atomista, e perché Epicuro fu, se volete, quello che influenzò più di chiunque altro con la sua filosofia Lucrezio, che è quello di cui parleremo stasera. Allora, lui fu discepolo di un Democriteo e aprì una scuola ad Atene, che in qualche modo era alternativa alla scuola di Platone e di Aristotele. Epicuro scrisse molto, però poco arrivò fino a noi. Sostanzialmente la filosofia epicurea si basava su alcuni principi semplici. Uno è che la realtà è completamente conoscibile attraverso la ragione. Questa conoscenza permette all'uomo di giungere alla felicità, e la felicità è semplicemente mancanza di dolore e di turbamento. Per questo scopo non hai bisogno della religione, non hai bisogno degli dèi, hai bisogno di te stesso. Vedete, questi sono i punti della fisica epicurea. Allora, della filosofia epicurea. Allora, io sono più interessato alla fisica epicurea, se volete, la visione che Epicuro in questo modo deriva del mondo. Allora, lui basa il suo materialismo su dei concetti che non sono nuovi. Appunto, dicevamo, già Leucippo, Democrito avevano ideato, diciamo, avevano inventato, se volete, gli atomi. Atomi cosa vuol dire? Corpuscoli, corpi indivisibili che sono infiniti, ingenerati, indistruttibili e immutabili. Allora, uno com'è che spiega il fatto che ci sono le cose che divengono, che c'è differenza fra le cose, il loro nascere e il loro morire? Questo lo spiega introducendo l'idea di aggregazione di atomi e disgregazione di atomi. Quindi gli atomi non vengono distrutti, si aggregano, si disgregano. E gli atomi, per poter fare questo, si devono muovere nel vuoto, altrimenti non potrebbero aggregarsi e disgregarsi. Ora, né l'atomo né il vuoto sono, diciamo, raggiungibili dai nostri sensi, ma lo sono dalla nostra ragione. Allora, partendo da queste verità, lui giunge a dire riesce a enunciare alcuni principi. Io li ho sottolineati in rosso perché diversi di questi, se volete, colpo di fortuna, colpo di genio, noi li ritroviamo nella fisica di oggi. O quasi, quasi inalterati. Primo, nulla nasce dal nulla, nulla si risolve nel nulla. Allora, chi si ricorda il prof di chimica, quando faceva le superiori, il prof di chimica ha enunciato a un certo momento una legge di Lavoisier che diceva che la massa si conserva nelle reazioni chimiche. Il cosiddetto nulla si crea, nulla si distrugge. Lavoisier era giusto quei 22 secoli dopo Epicuro. Nella realtà esistono solo i corpi e il vuoto. Allora, noi sappiamo adesso che la teoria atomica è corretta. Gli atomi sono fatti di un nucleo molto denso e sostanzialmente di vuoto attorno, dove ci sono alcuni elettroni. Però il vuoto, vi assicuro, è una cosa estremamente complessa. La meccanica quantistica ci dice che il vuoto è abbastanza pieno. Però, diciamo, dal punto di vista della materia, uno dice c'è l'atomo, il nucleo anzi, intorno c'è molto vuoto. E i nuclei e gli atomi si spostano, per esempio nei gas, in mezzo al vuoto. Mentre il secondo principio qui, o la seconda deduzione, è corretta. La realtà è infinita, ecco, infiniti sono i corpi e infinito è il vuoto. In realtà noi adesso pensiamo che il volume dell'universo sia noto, però lasciamo stare questo. Poi è necessario ipotizzare l'esistenza di corpi semplici, gli atomi. Sì, la teoria atomica è basata su questo. Il moto degli atomi
procede dall'alto verso il basso a grande velocità, seguendo rotte parallele, qui per ora non ci siamo, però parla anche di deviazione da queste rotte verticali, l'iname, che è quello che vedremo con anche con Lucrezio, porta a, diciamo, al libero arbitrio dell'uomo, e poi anche possono collidere uno con gli altri, gli atomi. E questo è esattamente la teoria cinetica dei gas. Quindi, se volete, questi signori, finalmente, senza i mezzi scientifici che abbiamo, erano riusciti a preconizzare la teoria atomica. Allora, qui facciamo un po' un salto perché diciamo, dalla cultura greca andiamo a quella romana e parliamo di Tito Lucrezio Caro. Allora, di lui si sa poco. Allora, San Gerolamo riferisce, quando parla dell'anno 94, che nasce il poeta Tito Lucrezio, che in seguito è impazzito a causa di un filtro d'amore, pensate l'affidabilità di questa testimonianza, e dopo aver scritto nelle pause della follia alcuni libri, di cui poi Cicerone curò la pubblicazione, si uccise nel 44esimo anno di età. Lui ci lasciò il Rerum Natura, che è l'unica opera filosofica in poesia della letteratura latina, ed è un'opera in sei libri. Fu fortemente influenzato da Epicuro, e di cui assorbì molti aspetti. Allora, io non sono un esperto di Lucrezio, però ci sono alcuni passi che sembrano in qualche modo scritti da un fisico che ha voglia di poetare. Allora, questo è il libro primo, in cui c'è l'elogio a Epicuro. Allora, Epicuro non era proprio tra i favoriti a Roma nel primo secolo. Lui, per prevenire l'accusa di essere un empio, in qualche modo dice, tramite il racconto del sacrificio di Ifigenia, che non è la filosofia, ma la superstizione a causare orrendi delitti. Allora, qui non c'è il passo di Ifigenia, però qui parla di chi? Di Epicuro. Mentre la vita umana giaceva sulla terra, tutto per spettacolo, oppresso dal grave peso della religione, che mostrava il suo capo dalle regioni celesti con orribile aspetto, incombendo sugli altri degli uomini, per primo un uomo di Grecia ardì sollevare gli occhi mortali a sfidarla, e per primo raddrizzarsi di contro. Non lo domarono le leggende degli dèi, né i fulmini, né il minaccioso brontolio del cielo, anzi tanto più ne ristimolarono il fiero valore dell'animo, così che volle infrangere per primo le porte sbarrate dell'universo. Questo lo scrive nel primo, che è, se volete, il programma dell'approccio scientifico. Tu devi indagare con la tua ragione, senza preoccuparti di superstizioni, eccetera, di creare. Nel secondo libro, lì parla più precisamente degli atomi. Allora, in virtù del loro peso, cadono a pioggia, secondo traiettorie rettilinee. Allora, questo però, che era, se volete, il concetto iniziale del Democriteo, non dà spazio a che cosa? Al libero arbitrio. Cioè, se il moto degli atomi è perfettamente deterministico, tutta la natura segue delle regole rigide e l'uomo non ha nessuna scelta. Lo introduce che cosa? Il clinamen, che è un evento casuale spontaneo. Ora, se uno vuole fare un po' di paralleli, forse qualcuno mi ha detto, quando Newton e altri matematici riuscirono a scrivere le leggi della fisica, della gravitazione, della meccanica, lì partì, diciamo, un'intera rivoluzione, anche filosofica, positivismo. Perché? Perché in linea di principio, scrivendo le equazioni di un sistema molto complesso, si poteva dedurre l'evoluzione nel tempo. Bastava conoscere le condizioni iniziali. C'era un determinismo totale. Ora, la meccanica quantistica invece ci dice che le cose vanno più o meno così. La meccanica quantistica è probabilistica, è casuale. Questo ce l'ha detto Heisenberg nel 1900 spiccioli. Ora, sarà fortuna, però è un po' curiosa questa cosa. Allora, qui io riporto che cosa? Riporto un'osservazione. Allora, è vero che non è possibile vedere gli atomi e il vuoto con gli occhi, ma è altrettanto vero che Lucrezio riporta in questo passo un'osservazione scientifica di un fenomeno fisico, cioè di come i corpuscoli, quando vengono illuminati dalla luce del sole in aria, si agitino. La polvere che noi vediamo, la vediamo agitarsi. E non è soltanto dovuto al moto dell'aria, è dovuto anche al fatto che, invisibili ai nostri occhi, ci sono gli atomi
che si muovono in maniera vorticosa. E tale fenomeno, come dico, si agita e urge sempre davanti ai nostri occhi una parvenza e un'immagine. Osserva infatti, ogni volta che i raggi trapelano e infondono la luce del sole nell'oscurità delle stanze, vedrai molti corpi minuscoli vorticare in molteplici modi, nel vuoto, nella luce stessa dei raggi. E come in eterna contesa, attaccare battaglie e contrasti, qui parte il poeta, scontrandosi a torme senza mai trovare pace, continuamente agitati da rapidi congiungimenti o effrazioni, così che puoi arguire da ciò quale sia l'eterno agitarsi degli elementi primordiali delle cose nel vuoto immenso, per quanto un piccolo fenomeno può offrire l'immagine di grandi eventi e una traccia della loro conoscenza. Ok? Allora, sempre nel secondo libro, gli ultimi due passi che voglio riportarvi, lui descrive gli atomi che sono infiniti e in numero e forma. Non v'è da stupirsi, infatti, poiché la loro abbondanza è così grande che non ha, come ho dimostrato, né fine né somma. Certo, non devono avere tutti lo stesso profilo, quindi hanno diverse forme, né essere tutti conformati con la medesima figura. Tutto ciò, per quanto la natura mostra con evidenza, che possiede in sé numerose forze e facoltà, dimostra in tal modo di racchiudere in sé moltissimi generi e varie forme di elementi primordiali. Gli elementi primordiali erano gli atomi. Ora, qui siamo nel primo secolo avanti Cristo. Abbiamo fatto tesoro di tutto quello che l'intuizione di questi filosofi ci hanno dato. Poco. Sostanzialmente, le teorie atomiche vengono messe nel dimenticatoio, anche perché erano collegate all'epicureismo, quindi venivano condannate dalla tradizione cristiana. Allora, l'atomismo, per essere valutato, viene valutato parzialmente da Bacon, da Gassendi, ci sono tracce di concezione atomistica anche di Galilei, Newton, Descartes, Cartesio, però per ritrovare nella scienza moderna l'atomismo, dobbiamo aspettare essenzialmente di fine 1700 e inizio 1800. Allora, Dalton chi era? Era un fisico, anzi un chimico inglese, che si rese conto che quando provava a combinare gli elementi, e li pesava prima di combinarli, gli elementi non si combinavano in proporzioni qualsiasi. Si combinavano in proporzioni ben definite. E lui dedusse quella che è assolutamente si chiama legge delle proporzioni multiple. E lì sotto in realtà cosa c'era? C'era il fatto che le combinazioni chimiche, le reazioni chimiche, altro non sono che la combinazione di elementi o molecole discrete, e quindi possono fare queste combinazioni soltanto in modi ben precisi. Per esempio, due atomi di carbonio con una molecola di ossigeno ci danno due molecole di monossido di carbonio. Qui abbiamo un 2, 1. Oppure 2, 2, 2. Oppure un atomo di carbonio con una molecola di ossigeno ci dà una molecola di CO2, di anidride carbonica. 1, 2, 1. Lui riuscì a misurare queste cose e da qui cominciò a venire fuori l'idea che sotto, nel piccolo, ci dovesse essere qualcosa di discreto. Stessi anni, approccio diverso di Lussac, francese, invece di pesare la materia, misurava volumi. Per esempio, diceva: io prendo due bottiglie di idrogeno, riempite con la stessa pressione, una bottiglia di ossigeno, riempite con la stessa pressione di queste, le metto assieme, quello che viene fuori sono due bottiglie di vapore acqueo. 2, 1, 2. In realtà quello che ha visto è questo. Non lo sapeva ancora, però questa è la legge di combinazione di volumi. Vedete che qui si incomincia a vedere la fisica atomica all'opera e a misurarla. Allora, questo invece non era un fisico, non era un chimico, era un botanico, Brown. Nel 1827 lui stava guardando al microscopio il polline di questo bel fiorellino e quello che vide è quello, circa quello che vedete qua sotto, questo, adesso vedrete un video, in basso a destra, vide che ci sono dei corpuscoli che erano usciti dal polline che si agitavano. Vedete, si muovevano di moto casuale. Disse: saranno esseri viventi susciti dal polline? No, fece lo stesso esperimento con un materiale non organico e vide la stessa cosa. Allora,
Qual era la ragione? La ragione in realtà era questa, che i gas, ma anche i liquidi, sono fatti di atomi che si agitano. Questa è una teoria del 1738, addirittura di Bernoulli, per cui il gas esercita pressione sulle pareti perché ci sono delle particelle che vanno a sbattere e quindi tenderebbero a dilatare questo contenitore. Ora, tutte queste qui sono indizi. In realtà, dopo Bernoulli, c'erano dei fisici eccelsi, il signore qui in alto a destra è Maxwell, quello che sostanzialmente ha fondato l'elettrodinamica come la conosciamo noi. Io tengo un corso di fisica al secondo anno, e noi spieghiamo quello che quel signore ha capito nel 1860. Così come l'ha capita lui, non diversa. Così come l'ha capita lui. Dopo di lui venne questo signore qua, dallo sguardo truce, Boltzmann, e truce, così truce che infatti era quasi bipolare, si è suicidato alla fine, prima che fosse riconosciuto la sua teoria. E anche lui, diciamo, sposò pienamente la teoria cinetica dei gas, che quindi era una teoria atomica. Ora, non tutti però la pensavano come loro. Il signore qui invece è Ernst Mach, fisico e filosofo viennese, positivista duro e puro, che alla fine del 1800, dopo che Boltzmann, signore un po' scuro in viso, aveva tenuto una conferenza sulla teoria cinetica, quindi su teoria atomica, disse: io non credo all'esistenza degli atomi. Ora, io volevo chiedervi una cosa, che volevo chiedere un po' di tempo fa, ma secondo voi, dal punto di vista della conoscenza scientifica accettata, la comunità scientifica, quando è che ha accettato la teoria atomica? Mi verrebbe da pensare, beh, figuriamoci, al tempo di Epicuro sono passati 2 secoli, nel 1700. All'inizio del 1900 non era ancora accettata da tutti. Ci vuole il signore lì in alto, qualcuno lo riconosce? Aveva 26 anni, Albert Einstein. Nel 1905 lui scrisse 4 articoli. Uno di questi è quello sulla relatività, e la relatività non è quello per cui gli hanno dato il Nobel, gliel'hanno dato per l'effetto fotoelettrico. Poi ne ha scritto un altro anzi due sulla relatività, uno sulla cinetica molecolare, questo, sul moto browniano, e uno appunto sull'effetto fotoelettrico. Tutti e 4 da premio Nobel, però gliene diedero uno solo. Però il signore qui aveva l'idea piuttosto chiara. Cos'è che fece? Prese la teoria cinetica molecolare e fece delle predizioni. Allora, questo è fondamentale in fisica o in generale nella scienza. Cioè, tu hai dei dati, con quei dati sviluppi una teoria e poi con quella teoria fai delle predizioni. E le predizioni, 4 anni dopo, furono verificate da Perrin, che era un fisico francese, che vide esattamente che il moto caotico, che era già noto, degli atomi, del pulviscolo dentro in una soluzione colloidale, era esattamente dal punto di vista quantitativo quello che Einstein aveva previsto con la sua teoria. Non era più un'idea qualitativa, era misurabile. Ci vollero 25 secoli da Leucippo a Democrito, che prima di chiunque di ogni altra persona avevano avuto l'idea di dire: c'è una struttura atomica al di sotto di tutto, perché la teoria atomica fosse accettata. E ci vogliono persone del calibro di Einstein e Maxwell perché questo succedesse. Allora, si accetta l'atomo. Bene. Com'è fatto? Chi lo sa? In realtà, allora, Mach a fine 1800 continuava a resistere all'idea dell'atomo, ma altri fisici invece dicevano: beh, proviamo a capire come è fatto sto atomo, se esiste. E per fare questo cosa facevano? Giocavano letteralmente con dei tubi. Questo è un tubo che dentro ha pochissimo gas perché è stato estratto con una pompa, e poi mettevano una batteria oppure, diciamo, un generatore molto di differenza di potenziale molto elevata tra, diciamo, questo punto e questo punto. E vedevano che cosa? Vedevano della luce, dei raggi catodici, li chiamavano, che uscivano da qui, e che si propagavano lungo il tubo. Questi raggi erano di
di natura sconosciuta. Perché sto parlando dei raggi catodici? Cioè, stavamo parlando degli atomi, perché adesso lo vedrete. Allora, scusatemi, io userò pochissime formule, però questa ve la volevo raccontare. Allora, questa dice, questa l'ha scritta Newton, che la forza è proporzionale all'accelerazione del corpo su cui è applicata la forza. Quest'altra invece la scrissero Coulomb e Lorentz. E dissero che cosa? Che nel caso di una particella carica, di carica Q, dipende dal campo elettrico e dal campo magnetico. Se la particella è carica, cosa fece il signor Thomson? Mise un campo magnetico e un campo elettrico e vide che le particelle venivano deviate. Le particelle dovevano essere particelle cariche. E in particolare capì quanto valeva Q. Anzi no, capì che cosa? Capì che le particelle devono essere cariche negativamente. Essenzialmente, se volete, quello che vi vide è questa cosa qua. Questi sono i raggi catodici, questa è una calamita. A seconda di come avvicini i poli, i raggi catodici vengono deflessi. Questo devono essere particelle cariche. Una particella neutra non verrebbe deflessa. Oltre a fare questo, lui riuscì anche a capire che la massa di questo oggetto era molto più piccola della massa dello ione idrogeno, che era la particella più semplice che si conosceva. Lo ione idrogeno che cos'è? È un protone. Questa particella era molto leggera, però aveva la stessa carica del protone, ma col segno opposto. Quindi i raggi catodici erano particelle molto più leggere dell'idrogeno e possedevano carica elettrica uguale ad opposta. Cosa fece? Si inventò un modello di atomo. Quello era lo scopo, capire come era fatto l'atomo. Giocare con i tubi a vuoto era uno strumento per capire che esistevano queste particelle qua, gli elettroni. Okay? E cosa si inventò? Si inventò il cosiddetto modello Lampadding. Se prendete un testo inglese di fisica, lui dice che è questo modello qua, questo dolce con una specie di cosa, di gelatina morbida e dell'uvetta dentro. Noi lo chiamiamo in Italia il modello panettone. Perché? Perché il modello atomico di Thomson è un panettone di carica positiva distribuita con l'uvetta, che sono gli elettroni, di carica elettrica negativa concentrata. Globalmente, in totale, questa cosa è neutra. Quindi i fisici avevano finalmente un modello dell'atomo. Questo è il modello dell'atomo, primo modello atomico fondato su, diciamo, misure. Faccio notare che è un modello atomico che non è più di un atomo. Perché? Perché eravamo riusciti a spezzare l'atomo. Questi oggetti li abbiamo estratti dal. Ricordo che i raggi catodici altro non sono che questi. Quindi il primo modello atomico in realtà è un modello non atomico. Ci sta dicendo che l'atomo è fatto di almeno due strutture, una carica positiva e delle cariche negative. Sono sottostrutture dell'atomo. Allora, poi venne un gigante, si chiama Rutherford, era neozelandese, uno dei pochissimi fisici neozelandesi, che aveva già vinto il Nobel per la chimica e che chiese ai suoi studenti di giocare con, che cosa? Una sorgente di particelle alfa, questo è un foglio di oro molto molto sottile, l'oro è molto malleabile, fare in fogli molto sottili, e osservare che cosa succedeva alle particelle che colpivano questo foglio sottile. Perché? Perché lui si aspettava questo. Si aspettava che essendo la gelatina poco densa, le particelle sarebbero praticamente passate quasi senza notare la presenza di questo foglio sottile. Si aspettava questo, cioè di vedere tutte le particelle andare davanti. I suoi due studenti tornarono tutti trafelati e dissero: prof, sono delle particelle che rimbalzano all'indietro. Allora lui rispose a questa cosa dicendo: fu l'evento più incredibile che mi sia mai accaduto. Era come se avessimo sparato un proiettile da 15 pollici ad un foglio di carta e questo fosse rimbalzato indietro. Immaginate sparare una cannonata a un pezzo di carta e la cannonata rimbalza. Questo era quello di cui stava parlando. Perché? Perché il modello di Thomson era sbagliato. Non è vero che tutta la massa, la carica positiva è diffusa, la carica positiva è concentrata in un nucleo molto molto denso, pesante. Quindi la maggior parte delle particelle che passano, che non colpiscono il nucleo, passano inosservate, cioè inalterate in direzione. Pochissime di queste però che sbattono contro il nucleo rimbalzano all'indietro.
era nato il modello planetario dell'atomo, un nucleo carico positivamente e le particelle che vi girano attorno. Che è quello che conosciamo noi adesso? No, non proprio. Però ci stiamo avvicinando. Allora, c'era un problema fondamentale. Ce lo dice la fisica che si conosceva a quei giorni. Se una particella carica viene accelerata, tipo gira intorno, deve perdere energia. Lo sapevano e quindi il problema cos'è? La particella dovrebbe fare così in quanto tempo? In un nanosecondo. La materia non dovrebbe essere stabile, noi non dovremmo esistere, io non dovrei essere qui se il modello fosse quello che il signor Rutherford ha proposto. Questo qua. Allora, entra in gioco questo signore qua, Niels Bohr, danese, anche lui uno dei fisici teorici più influenti dello scorso secolo, e introduce un'idea malsana. Dice, gli elettroni non possono stare dove vogliono, devono stare in orbite ben definite. O stai qui, o stai qui, o stai qui. E questo è introdurre la quantizzazione, la meccanica quantistica, che era già nata, ma che non era ancora stata introdotta dentro nei modelli atomici, nella fisica atomica. E facendo questo, non sapeva perché, ma funzionava, riusciva a descrivere i livelli energetici degli elettroni, gli spettri, cioè la luce emessa dai vari elementi, riuscì a costruire il primo, diciamo, modello quasi, quasi moderno dell'atomo. La teoria quantistica era entrata nell'atomo ed era quello che doveva succedere. Ora, siamo all'inizio di un lungo percorso, io non posso farvelo tutto, però allora, siamo nel 1920, ci si rese conto di che cosa? Che gli atomi erano fatti di nuclei che avevano cariche diverse, carica 1, idrogeno, più semplice di tutti, carica 2, l'elio, un po' più complesso, poi c'è carica 3, litio, berillio, boro, eccetera, eccetera. Però quello che sembrava strano è che cosa? Che se io pesavo questi nuclei, oppure misuravo la loro carica, per esempio il titanio aveva carica 22, peso 48, tutto espresso in termini di quanti protoni. Il protone pesa 1, ecco, il titanio pesava 48 e aveva 22 cariche di protoni. Il vanadio pesava 23 ma aveva 51, cioè c'era quella discrepanza fra la loro carica e la loro massa. Cioè, i nuclei non potevano essere formati solo da protoni, non tornano i conti. Chi arriva? Arrivano Irene Curie e Frédéric Joliot. Allora, questa signora è la figlia di Marie Curie. Questo è suo nome. I geni erano buoni, E fecero un esperimento, bombardarono del berillio con le particelle alfa e poi videro che il berillio emetteva dei raggi molto penetranti, capaci di estrarre i protoni dalla paraffina. La paraffina è un materiale che ha tantissimi protoni, tanto idrogeno. Allora, la cosa bella è che, brutta, è che la loro interpretazione era che questo tipo di radiazione fosse tipo luce, radiazione elettromagnetica. Ora, il signore qui sotto, invece, forse lo riconoscete, è Ettore Majorana. Ettore Majorana, quando venne a conoscenza del risultato, commentò, testuale anche se non l'ho trovato registrato, guarda, questi idioti non si sono nemmeno resi conto di aver scoperto il neutrone. Questo è Majorana. Ora, Majorana l'ha detto ai suoi amici. Questo signore ha fatto lo stesso pensiero di Majorana, è andato in laboratorio, ha fatto 10 giorni di misure e poi ha, comunicato al mondo che quello che i Curie e i Joliot avevano visto era il neutrone. Questa comunicazione gli valse il premio Nobel. Infatti, questo è Chadwick. Allora, nel 32, gli atomi, avevamo capito come erano fatti. C'era il nucleo, gli elettroni, tipo l'atomo più semplice aveva un solo protone e un elettrone, l'elio aveva due protoni, due neutroni e due elettroni. Poi si può complicare la vita, il litio aveva tre protoni, altrettanti neutroni, quindi qua pesava 6 e poi aveva tre elettroni, eccetera. Si era capito finalmente di cosa erano fatti gli atomi, 1932. Ora, tutto bene? Magari. Allora, questa sembra appunto la fine di una ricerca millenaria dei costituenti ultimi della natura, però
Questo signore, Paul Audrien Maurice Dirac, spilungone, a circa 30 anni, all'età di 30 anni, prova a mettere assieme che cosa? Le due teorie fondamentali che erano venute fuori all'inizio del secolo XX, cioè la meccanica quantistica e la relatività. E mettendole assieme, viene fuori che cosa? Che oltre agli elettroni, ci devono essere delle altre particelle che hanno una carica opposta agli elettroni, la stessa massa e energia negativa. Allora, lui non voleva credere a quello che era, la sua penna gli diceva. Provò a eliminare questa assurdità e non ci riuscì. Alla fine disse: signori, le mie equazioni mi dicono che c'è un antielettrone. Assurdità. L'anno dopo, questo signore qui, Anderson, cosa vede? Questa è una fotografia. Non è esattamente quella che ha visto Anderson, ma questa è l'idea. Lui sta guardando i raggi cosmici che vengono fuori che vengono dall'atmosfera. Questo, freccetta qua, indica un raggio cosmico che non è visibile perché è un raggio gamma, che però urta un nucleo della nostra lastra fotografica e produce un elettrone che gira da una parte e un positrone che gira dall'altra. Un positrone altro non è che l'antielettrone. Lui aveva visto l'antimateria. Questa particella che avete là, il positrone, altro non è che l'antielettrone di cui parlava di là. Quindi la fisica atomica aveva trovato risposte, tipo aveva trovato come era fatto l'atomo, aveva capito che c'era anche qualcosa di più, c'era l'antimateria lì che stava incominciando a fare capolino, però non aveva capito alcune cose fondamentali, tipo alcuni nuclei sono radioattivi, già i Curie l'avevano scoperto, anche prima Becquerel. E poi il fatto che, pensate, il nucleo è fatto di particelle dello stesso segno. Allora, se voi vi ricordate, vi hanno sempre detto particelle dello stesso segno si respingono. Particelle del segno opposto si attraggono. Allora, il nucleo è fatto di protoni che sono dello stesso segno e sono uno vicino all'altro. Come fanno a stare assieme? Deve essere una forza che li tiene assieme. Non può essere né una gravitazionale né elettromagnetica, perché questa è debolissima. E questa qui è proprio quella responsabile invece dell'esplosione. Ci vuole chi? Ci vuole uno sveglio come il signor Fermi, che introduce la forza debole. Con la forza debole lui non spiega perché i protoni stanno insieme, ma spiega perché decadono. In particolare, la sua teoria spiega come un neutrone si può trasformare in un protone, più un elettrone, più un neutrino. Questo si chiama decadimento beta, fu spiegato da lui. Ed è l'introduzione di un'altra forza della natura. Prima di lui eravamo rimasti al fatto che c'è la forza gravitazionale, quella di Newton. C'è la forza elettromagnetica, quella che ci dà la luce, quella che ci dà le cariche elettriche, e basta. Quindi è introdotta un'altra. Stiamo estendendo il numero di forze fondamentali della natura. Ora, cosa manca all'appello? Manca che cos'è che tiene assieme i nuclei, giusto? Allora, un teorico giapponese dice: ma secondo me, i nuclei sono tenuti assieme da una particella che hanno chiamato Yukawa, dal suo nome, un mesone chiamato perché è una massa intermedia, che pesa circa 200 volte l'elettrone. Allora, la cosa bella cos'è? È che Anderson, sempre quello dell'antimateria, 2 anni dopo scopre una particella nei raggi cosmici che ha una massa compatibile con il mesone di Yukawa. Lo chiama mesone mu. Bingo! Abbiamo trovato il responsabile dell'interazione forte. No. 10 anni dopo ci si rese conto che questo non era affatto un mesone, era il fratello pesante dell'elettrone, che non c'entra niente con la forza forte. Tanto che il fisico, premio Nobel anche lui, Rabi, esclamò: ma questo mesone chi l'ha ordinato? Come dire, sapete, voi ordinate qualcosa e c'è una pizza che non torna. Chi l'ha ordinata questa pizza che non la vuole nessuno? Perché stavano apparendo delle particelle che nessuno riusciva a inquadrare, a capire. E questo successe per decenni. Allora, negli anni 50 venivano scoperte, 50, 60, 70, venivano scoperte queste tante particelle che un premio Nobel disse: c'era un tempo in cui la scoperta di una nuova particella era premiata con un Nobel. Ora ogni nuova scoperta dovrebbe essere multata con una multa di 10.000 dollari. Perché continuavano a scoprire delle particelle ma non capivano cosa stavano vedendo. Ora faccio un excursus. Questo chi è? Questo è Mendeleev, è quello che ha, quelli che ha creato la tavola periodica degli elementi. Allora, prima di lui gli elementi erano tanti,
e non si capiva come inquadrarli. Lui pensò di raggrupparli in base a gruppi in cui gli elementi hanno caratteristiche chimiche simili. E questa struttura suggerì che sotto ci fosse qualcosa di più profondo. Infatti noi sappiamo essere i protoni, gli elettroni, i neutroni. In realtà sono protoni e elettroni. La chimica è dettata dal fatto al numero di elettroni che sono nello strato più esterno dell'atomo. E noi lo vediamo lì. Allora, si era riusciti a sistematizzare la chimica grazie a Mendeleev. Allora, ci mancava che cosa? La stessa cosa per le particelle. Allora, in realtà la fisica teorica non è che stava dormendo. Allora, questo signore, appunto Richard Feynman, aveva scritto una teoria che era la Quantum Electrodynamics, che lui, guardate l'acronimo, era dimostrando, non a caso. Cioè, la sua teoria ci permetteva di capire come le particelle elementari interagivano dal punto di vista elettromagnetico, considerando anche gli effetti relativi. Questi tre signori estendono Gleeson, Abdussalam e Weinberg, questo è alla premiazione del Nobel, estendono la teoria debole di Fermi e diventa teoria elettrodebole. Cosa riescono a fare? Riescono a fondere la teoria elettromagnetica con la forza elettromagnetica con la forza debole. Quindi stanno riunificando le forze della natura. Tra l'altro, le loro predizioni furono verificate da Rubbia nell'83 e Rubbia prese il Nobel, e lui ovviamente. Però i problemi non erano tutti risolti, cioè non si sa ancora come tenere insieme i nuclei e come sistematizzare tutte le particelle. Cioè si iniziò come farebbero zoologo, quelli leggeri e quelli pesanti. L'elettrone, il muone, il neutrino sono quelli leggeri, il protone, il neutrone, i mesoni vari sono quelli pesanti. Poi venne questo signore qua, Gell-Mann, che incominciò a dire, ma io vedo delle strutture, delle simmetrie, vedo degli ottetti di particelle che sono quelle che si venivano a scoprire. Guardate, il neutrone, il protone, poi c'erano le sigma, poi c'erano le chi, K, pioni, K. E disse, secondo me, sotto sotto ci sono delle particelle più elementari. E li chiamò quark. Ora, quark non ha nessun significato. È un libro da un libro di Joyce, La veglia di Finnegan. E però questo riusciva a spiegare quello che si vedeva. Tutte le particelle si sistemavano, addirittura lui riusciva a dire, guardate, se questa non era una scoperta, diceva, ci dovrebbe essere una particella a carica positiva, andate a vedere lì. La trovavano. Il sistema funzionava. Però l'aveva fatto ad hoc finché in realtà nel 68, questo è un acceleratore lineare, lungo 3 chilometri, quello che è, da Stanford. E cosa fecero? Presero i protoni, ci spararono contro degli elettroni di altissima energia. Perché fare questo? Perché sparare dei proiettili? Anche Rutherford l'aveva fatto, ricordate, aveva preso gli alfa. Perché fare questo? Allora, se tu non riesci a vedere un oggetto perché non puoi toccarlo, immaginate di essere al buio. Voi però avete delle palline da tennis fosforescenti, fluorescenti, vabbè, luminose. Il vostro oggetto è buio, potrebbe essere una colonna. Se voi lanciate e la mancate, la pallina va dritta. Allora vuol dire che lì non c'è nulla. Ma se voi colpite la colonna, la pallina rimbalza. E voi potete dedurre dal fatto che quell'oggetto rimbalza che lì c'è qualcosa. Se poi ne lanciate tante, siete precisi, riuscite a capire che è curva. Perché quando colpite di lato, la pallina rimbalza di lato, ok? E questo è il principio. Tu usi dei proiettili per investigare quello che non puoi toccare. E loro spararono degli elettroni e videro che cosa? I quark c'erano. E i protoni non erano una palla con una carica uniforme, ma erano un oggetto con delle cariche puntiformi. Abbiamo aggiunto, se volete, un elemento che è ancora più fondamentale del protone e del neutrone, sono i quark. Allora, la storia, se volete, quasi finisce qua, perché i quark sono, ad oggi, particelle elementari. Cioè, noi non conosciamo nessuna sottostruttura più piccola dei quark. Ok, cosa tiene assieme i quark? Lo scoprirono questi due signori qua, Gross e Wilczek, e scoprirono che i quark si legano con un'interazione forte, che è l'ultima forza che ci mancava. Ne abbiamo trovato la gravitazionale Newton, l'elettromagnetica, va bene, la debole, quella di Fermi, e questa qui, interazione forte.
Ora ricapitoliamo un po'. Molecole. Le molecole sono fatte di atomi. Gli atomi sono fatti da nuclei ed elettroni. Dentro il nucleo ci sono i protoni e i neutroni che a loro volta sono fatti di quark tenuti assieme da gluoni. Gluoni sono quelli che ti danno la forza forte. E i quark ad oggi per noi sono particelle elementari. Se volete, questo grafico qui vi fa vedere quello che noi pensiamo di sapere ad oggi sui quark, sulle particelle elementari. Up and down sono i due quark che fanno tutta la materia ordinaria, questo è l'elettrone, quindi con queste qui noi facciamo la materia, come la conosciamo. Questi sono particelle non stabili, cioè riusciamo a creare in laboratorio ma muoiono subito. Sono i quark di seconda e terza generazione. Questi invece sono i portatori delle interazioni. Allora, qui c'è il portatore dell'interazione elettromagnetica, il portatore dell'interazione debole, il portatore dell'interazione forte. Messe qui, vado allora, tutto questo dov'è? È dentro quello che noi chiamiamo il modello standard. Il modello standard non è, se io fossi uno che fa marketing, ti dico che è modello standard, cioè una roba proprio che nessuno si compra. Invece è una delle strutture matematiche più complesse ed evolute che la mente umana abbia mai costruito. Il modello standard ad oggi funziona benissimo, spiega la fisica delle particelle elementari benissimo. C'è un problema che quando tu scrivi giù la, quella si chiama una parolaccia, la lagrangiana del modello standard, la lagrangiana del modello standard ti dice che ci sono le particelle, come interagiscono, ma le particelle non hanno massa. Non c'è una massa. Tu guardi, guardi, guardi tra le righe e non trovi nemmeno una massa. Gli elettroni non hanno massa, i quark non hanno massa, i muoni non hanno massa. Però io mi ricordo che il mio prof di chimica mi diceva che l'elettrone ha massa, anzi l'ho detto anch'io, la massa dell'elettrone è 2000 volte circa più piccola di quella del protone. Ma il modello standard dice che non ci sono termini di massa. Allora, la ragione dove sta? La ragione sta su entrambi in realtà. Allora, per darvi un'idea, l'elettrone sta qua, tutti gli oggetti hanno massa, addirittura il top quark ha una massa enorme, 185 volte quella di un protone. Il bosone di Higgs ha una massa 125 volte quella di un protone, quindi le particelle hanno massa, non è vero che non hanno massa. Allora, la ragione che qual è? È che l'elettrone e anche le altre particelle acquisiscono massa, pur non essendoci nella nostra brava equazione, la madre di tutte le equazioni, acquisiscono massa tramite il meccanismo di Higgs, anzi per la precisione sarebbe il meccanismo di Rauch-Engler e di Higgs, perché i signori che l'hanno ideato sono questi tre signori, forse anche il contributo di qualche russo, fu proposto nel 1964. Senza questo meccanismo le particelle elementari non avrebbero massa e l'universo, come lo conosciamo noi, non esisterebbe. Allora, diciamo, dal punto di vista matematico la cosa è piuttosto complessa. Partiamo col fatto che, secondo questo modello, tutto lo spazio, noi, dappertutto, c'è un campo che si chiama campo di Higgs. Allora, il campo di Higgs permea tutto l'universo. Ora, cos'è un campo? Non è, un campo è tipo un campo gravitazionale, quello che la Terra genera, quello che il Sole genera, quello che una massa genera, quello è un campo gravitazionale. Allora, quando tu hai un campo gravitazionale tipo quello della Terra, il satellite risente del campo gravitazionale della Terra e infatti, invece di andare dritto, per esempio, viene orbita intorno alla Terra. La Luna sente il campo gravitazionale della Terra. Quello è un campo, però è un campo gravitazionale. Ok. Ora, invece, il campo di Higgs cos'è che fa? Il campo di Higgs è quello che, interagendo con tutte le particelle che noi conosciamo, in maniera diversa, dà loro la massa. Allora, proviamo a vedere come il campo di Higgs genera la massa. Allora, questo è il signor Peter Higgs e ci interessa capire cosa il campo di Higgs. Without a doubt, the most exciting scientific observation of 20. Questo è in inglese. Facciamo che tolgo l'audio e lo traduco io, o no? Lo lascio andare? Allora, questo sono 2 minuti di un video che un fisico del Fermilab
ha prodotto per riassumere con un cartone animato diciamo cos'è il campo di Higgs o il bosone di Higgs. Vediamo un po' se riesco. Without a doubt, the most exciting scientific observation of 2012 was the discovery. Allora, la più importante scoperta del 2012 è fatta dal CERN del bosone di Higgs. The Higgs field is thought to give mass to fundamental subatomic particles like the quarks and leptons that make up ordinary matter. È quello che dà la massa ai quark e ai quark elettroni. Wiggles in the field, like the bump you see when you twitch a rope. Il bosone di Higgs è un'oscillazione del campo di Higgs. Il campo di Higgs dà la massa alle particelle. Com'è che funziona questa cosa? Not alone. In 1993, viene chiesto ai fisici dal tipo ministro della cultura inglese di trovare una spiegazione semplice di cos'è il campo di Higgs e il bosone di Higgs. E questa spiegazione mi sembra più corretta. Siete a un cocktail di fisici, qui sono tutti fisici, che stanno chiacchierando tra di loro. Questo è un pesatore delle tasse. Cosa succede? Lui può attraversare il campo di Higgs senza essere minimamente toccato. Perché? Perché lui non interagisce con il campo di Higgs. Non c'è nessun interesse per un fisico a parlare con un usatore di massa. Non c'è un usatore di massa. Suppose qua. Peter Higgs entered the same room. No, okay. Questo invece è Peter Higgs, un fisico famosissimo. Che cosa succede? Che lui entra nella stanza e tutti si avvicinano, tutti vogliono interagire con Higgs. Okay? E quindi lui fa una fatica bestiale andare avanti, perché c'è un'interazione pesantissima tra lui e il campo di Higgs. Okay? È come se lui fosse pesante, estremamente pesante. Allora, questa è la funzione del campo, a seconda di come interagisce con le particelle. Le particelle possono essere now, suppose someone pops their head in the door to report a rumor of a discovery at some distant rival laboratory. Quindi, una particella elementare acquisisce più o meno massa secondo di come interagisce con il campo di Higgs, analogamente a come persone diverse interagiscono in modo diverso a seconda della loro popolarità in quel gruppo. Che cos'è il bosone di Higgs rispetto al campo di Higgs? Allora, ogni campo, nella teoria quantistica, ha delle perturbazioni e ha quelli che si chiamano i quanti, e queste perturbazioni sono esattamente il bosone di Higgs. Ora, il bosone di Higgs, vi ho detto che è una particella, che ha una massa, eccetera, però io ho detto che essa è una perturbazione. In realtà le due cose non sono in contraddizione. Allora, se noi vogliamo vedere il bosone di Higgs, cos'è che dobbiamo fare? Dobbiamo crearlo. Allora, come facciamo a creare il bosone di Higgs? Dobbiamo chiedere aiuto sempre a lui. Einstein. Lui ci disse questo. Che se tu hai energia puoi creare massa, oppure se hai massa puoi creare energia. Io preferisco se hai energia puoi creare massa, perché dà la massa energia alla bomba atomica. Invece dà l'energia alla massa sono acceleratori di particelle. Mi piace più la seconda ipotesi, secondo modo di funzionamento. Allora, noi siamo qui sopra, eh? Il bosone di Higgs ha una massa come 125 protoni. Sono 200.000 volte più pesante di un elettrone. Quindi serve moltissima energia per creare un bosone di Higgs. E qui entrano in gioco cosa? Di acceleratore di particelle. Quindi serve moltissima energia per generare un bosone di Higgs. Questa energia deve essere concentrata in un punto, perché è lì che tu vuoi creare il bosone di Higgs. Allora, ed è questa la ragione, perché dobbiamo costruire un acceleratore come quello del CERN, che è lungo 27 km, per rivelare il bosone di Higgs? Perché il bosone di Higgs è pesante, ti serve creare, avere tutta questa energia in un punto per creare questa massa. Il bosone è una particella puntiforme, quindi devi crearla lì. Poi io voglio vedere questa particella come viene generata, quindi devo creare dei rivelatori immensi attorno al punto che vengono generati. Questa è la ragione per cui devo costruire l'acceleratore di particelle, e per cui in particolare l'Europa ha costruito il cosiddetto Large Hadron Collider, che tradotto un po' in qualche modo è il grande collisionatore di adroni, LHC, ed è al CERN di Ginevra. Non vi farò tutta la storia, ma se volete, questo qui per esempio è un pezzo, questo è un magnete, pesa 30 tonnellate, lungo 15 metri, la temperatura interna è di 1,9 Kelvin, cioè meno 281 gradi Celsius. È in grado di curvare protoni ad altissima energia, perché è l'unico modo che noi conosciamo per curvare gli elettroni, i protoni in maniera efficace. E i protoni, quando viaggiano dentro questo acceleratore,
pesano 7000 volte di più di quanto non pesano quando sono fermi. Che un'altra cosa ci ha detto Einstein è che quando tu incominci a muoverti e ti avvicini alla velocità della luce, ingrassi. Quindi se voi salite sulla bilancia e siete ingrassati, potete dire che vi muovete troppo velocemente. Però come scusa è peregrina, perché dovreste muovere quasi alla velocità della luce. Questo è Large Hadron Collider. E qui ci sono un po' di caratteristiche dell'acceleratore. Volevo solo farvi vedere questo. Questo è quello che succede quando fate scontrare protoni dentro l'Large Hadron Collider. Escono fuori tantissime particelle. Centinaia di particelle escono fuori da una collisione. La maggior parte di queste sono totalmente trascurabili. Ora, questo in realtà è un evento che è tutt'altro che trascurabile, perché ha 1, 2, 3, 4 tracce che sono, queste, vabbè, vi dico io, sono 4 elettroni. Allora, 4 elettroni di alta energia sono importanti perché? Perché quando tu hai un bosone di Higgs, questo a volte muore e diventa immediatamente, 10 alla meno 20 secondi, e diventa due particelle Z, le quali possono darti due elettroni più due elettroni, oppure due elettroni più due muoni, o due muoni più due muoni. Quindi se tu vedi uscire 4 elettroni da uno scontro di quel tipo, è probabile che quello sia un bosone di Higgs. Ora, che cosa vuol dire vedere il bosone di Higgs? Vuol dire accendere l'acceleratore, guardarci dentro e uscire fuori? No. C'è una ragione per cui noi abbiamo acceso l'acceleratore nel 2010, 2009, 2008, ci è scoppiato in faccia, abbiamo riacceso nel 2009, fino al 2009, e poi fino al 2012 abbiamo lavorato per poter arrivare a dire abbiamo visto il bosone di Higgs. In realtà i dati buoni cominciavano un po' dopo. Guardate un'occhiata a questo grafico, che dovrebbe essere qua. Succede il tempo che scorre, e questa è la quantità di dati che stiamo raccogliendo. Guardate, siamo per il 2011 e stiamo continuando a raccogliere dati. Voi cosa vedete? Il blu è niente di nuovo sul Sole, il blu è niente di nuovo sul Sole, il blu è niente di nuovo sul Sole, il rosso è niente di nuovo sul Sole più una particella ancora. Questa. Allora, credeteci o no, questo è il bosone. Noi l'abbiamo visto così. Non è che c'è venuto un bosone e ci ha detto ciao, sono il bosone di Higgs. No. Abbiamo analizzato da aprile 2011 fino a questo è dicembre 2012 purtroppo, perché l'annuncio è arrivato a luglio 2012. Abbiamo raccolto dati, finché non siamo arrivati a dire abbiamo abbastanza dati da poter dire che questa deviazione dalle nostre attese non è una fluttuazione statistica, non è un colpo di sfortuna, un caso. Questa cosa qui che noi vediamo è davvero il bosone. Ora, vi faccio vedere un attimo la cronologia. Meccanismo di Higgs del 64. I primi studi per l'LHC sono i primi anni 80. Il progetto è approvato nel 94. L'acceleratore è stato acceso nel 2008, però in realtà nel 2010. Il bosone di Higgs è stato scoperto nel 2012. Quello che disse Higgs quando venne annunciata la scoperta è: non credevo ce l'avreste fatta prima della mia morte. Qui sono i tempi per fare delle scoperte ora di fisica delle particelle elementari. Ora, cosa me ne faccio il bosone di Higgs? Niente. Assolutamente niente. Cioè, ad oggi non ha nessuna applicazione pratica. Non vi dico quanto è costato l'acceleratore, se no mi mangiate. Però, quando Michael Faraday quando il cancelliere dello scacchiere britannico chiese nel 1850 a Michael Faraday cosa me ne faccio dell'elettricità? Signore, con ogni probabilità, prima o dopo, lei sarà in grado di metterci le tasse. Allora, io sto qua che vi parlo, c'è sto microfono, ci sono le luci, c'è il proiettore, tutto grazie a Faraday e a quelli che sono venuti dopo di lui, che hanno capito come funzionano le leggi dell'elettricità. Questo signore giocava con dei tubi pieni di gas a bassa pressione, con delle placche di metallo davanti, e vide una radiazione sconosciuta a Röntgen. In tedesca la chiamano Röntgen, noi la chiamiamo raggi X. Questa qui è la radiografia, credo, della moglie di Röntgen. Noi giochiamo con i magneti superconduttori e, guarda caso, questi oggetti contengono magneti superconduttori.
Ora, però, voglio finire con questo io. Perché è necessaria la ricerca di base? Lasciamo stare la fisica delle particelle elementari agli acceleratori, che è una cosa piccola. Perché è necessaria la ricerca di base? Cioè, per esempio, perché costruire un acceleratore di particelle? Ma l'esempio potrebbe essere un altro. Allora, questo signore qua, che è il fondatore del Fermilab, questo è il fondatore del più grosso centro di ricerca delle particelle d'America, Robert Wilson, viene chiamato a testimoniare di fronte al congresso. Wilson era tra i promotori di Fermilab negli anni 70, quindi era qualcosa dal costo di 200 milioni di dollari degli anni 70. Allora, questo è un estratto del dialogo che ebbe con un senatore che era membro del Comitato per l'Energia Atomica. Il senatore dice: c'è qualcosa che in qualche modo collega questo acceleratore con la sicurezza della nostra nazione? Sapete cosa sono fissato? E Wilson dice: no, signore, non credo. Proprio nulla? Proprio nulla. Non porta alcun vantaggio? E lui dice: ha solo a che vedere con il rispetto con cui ci trattiamo vicendevolmente, la dignità delle persone, il nostro amore per la cultura. Direttamente non ha nulla a che vedere con la difesa della nostra nazione, eccetto per il fatto di renderla degna di essere difesa. E con questo io finisco. Sei ancora vivi? Grazie. Sì. Sì, 2 millenni e mezzo in un'oretta, non era banale, eh? Ok. E come funziona quella domanda? Allora, ok, io la ripeto così. Allora, la domanda è: come si è evoluto il concetto di vuoto? Adesso il vuoto è terribilmente pieno. Vi ho risparmiato una vignetta. Allora, capire il campo di X è capire cos'è che permea l'intero universo. Quindi, se volete capire quello che noi chiamiamo il vuoto. E il vuoto, in realtà, noi sappiamo essere pieno di particelle che vengono fuori e che spariscono, brulica di particelle virtuali, è pieno di campo di X, quindi il vuoto adesso, ad oggi, è tutt'altro che vuoto. Perché ci sono queste particelle? In secondo luogo, quello che noi pensiamo essere il vuoto del cosmo, all'inizio di questo secolo, dei fisici hanno misurato che in realtà è pieno di materia, anzi, la materia come la conosciamo noi ad oggi, la materia cosiddetta ordinaria, i protoni, i neutroni, cose così, spiegano il 4% di tutto quello che noi capiamo di esserci nell'universo. Perché un 25% circa è materia oscura, di cui non conosciamo la natura, e tutto il resto, che è un 70 spiccioli, è energia oscura, che permea tutto l'universo. Quindi il vuoto è pieno, molto pieno. Cioè ci sono particelle virtuali, c'è materia oscura, c'è energia oscura. Come dire, siamo nell'ignoranza più totale per molti aspetti. Allora, se volete, noi abbiamo scoperto il bosone di Higgs con l'acceleratore. Ci aspettavamo, in realtà, di vedere almeno apparire qualche evidenza di cos'è la materia oscura. Perché? Perché sono delle teorie che vanno oltre il modello standard, che è un modello incompleto, tipo i modelli supersimmetrici, che ti spiegano, per esempio, perché i calcoli con il modello standard funzionano così bene, perché il modello standard sembra funzionare quasi magicamente. Invece teorie supersimmetriche ti spiegherebbero come funziona. E in più ti regalano proprio su un piatto d'argento la spiegazione di cos'è la materia oscura, perché noi nel modello standard non abbiamo un candidato che spieghi la materia oscura, la vediamo. A livello proprio delle osservazioni di galassie, noi vediamo che le galassie non si muovono come dovrebbero. C'è molta più materia di quella che noi riusciamo a vedere. E questo è... ho risposto. Il vuoto non è vuoto. Non è vuoto, cioè
Noi non abbiamo paura del vuoto, i fisici non dicono roba qui, no, Torricelli nemmeno. Torricelli aveva girato queste belle tubi pieni di mercurio e si era reso conto che non importa quanto alto era il tubo al di sopra, si alza, se tutti qua il mercurio si abbassava sempre a 76 centimetri sul livello della. La natura non ha paura del vuoto. Il problema è che noi ci siamo resi conto che il vuoto, come assenza di qualsiasi cosa, non è compatibile con la nostra conoscenza attuale. Sì. No, quello lì no. La curvatura della luce ha più che fare con questo. Cioè la luce va in linea retta, sempre. E dice, no, abbiamo preso che curva. No, è lo spazio che si è curvato. La luce va in linea retta nel senso che per andare da qui a lì segue il percorso più breve. Allora, se lo spazio è dritto, quella è una linea dritta. Se lo spazio è curvo, quella è una linea curva. Ma la luce segue il percorso più breve da A a B. Allora, Einstein ci insegna così. E ha ragione. Einstein ha ragione anche quando ha torto. No, allora lo spazio in questo caso è dove, per me, è dove c'è un campo gradazionale. Ci può essere anche altra materia, la linea, la. Non è, anzi, qui fuori c'è un po' di materia, poca, cioè qualche atomo per metro cubo, quindi non è vuoto, vuoto neanche di materia. Il vuoto non è vuoto perché ci sono queste fluttuazioni. No, il vuoto, cioè, a quanto ne sappiamo noi oggi, il vuoto vuoto, nel senso che se che lì non c'è niente, non c'è. Non c'è. E questo viene fuori da. Per esempio, da quello che ci ha spiegato Heisenberg, cioè noi pensiamo che la conservazione dell'energia sia un principio fondamentale della fisica e tutto quello che succede segue questo principio. Allora, in realtà, Heisenberg ci ha detto, guardate che l'energia si conserva quasi sempre, nel senso che, e questo lo vediamo anche in dispositivi elettronici, cosa vuol dire conservare l'energia? Immaginate di avere una salita che poi finisce con una discesa. Voi lanciate una boccia con una certa energia, non troppo elevata. Cosa fa la boccia? Sale un po' e poi finisce. Poi tu la rilanci e quella continua, non ha abbastanza energia per andare oltre. Ok? Già, il lancio che faccio io è fornire energia cinetica, ma non ce n'è abbastanza per vincere l'energia potenziale, se volete. Ok? Questo è vero. Sì, ma in meccanica quantistica questo non è vero. Perché io posso lanciare una particella contro una barriera e questa particella cosa fa? Non ha abbastanza energia, ok, torna indietro. La rilancio di nuovo, questa torna indietro. Se provo abbastanza, volte, la particella si infila dentro la barriera e esce dall'altra parte. Come fa? Allora, la probabilità è bassa, ma quello che succede è che lei, se vuole, prende in prestito energia per un piccolo periodo di tempo. Heisenberg ci dice che tu puoi violare il principio di conservazione dell'energia per piccoli periodi di tempo, prendi in prestito un po' di energia, passa attraverso la barriera e poi spunta via. Alla fine lei ha usato quel po' di energia solo durante quel piccolo periodo. Ora, questo come ha a che fare con quello che dicevamo? Dal vuoto può venire fuori materia, poi scompare. Purché questo succede per periodi abbastanza piccoli. Perché la materia è energia, quindi dal vuoto può venire fuori energia e poi sparire. Energia e poi sparire. Questo si chiama fluttuazione, sono particelle virtuali. Beh, allora, questo è ancora più incasinato, scusate. Allora, Higgs, tra le varie altre cose, ha fatto vedere che il vuoto, se fosse davvero vuoto, avrebbe più energia, no, che non un vuoto pieno di campo di Higgs. Lo dico di nuovo. Tu prendi il vuoto e fai davvero il vuoto. Questo, dal punto di vista di quanta energia devi impiegare, è più dispendioso che non avere tutto l'universo pieno di campo di Higgs. Quindi il vuoto
non è vuoto, perché la natura va sempre verso stati a energia minima. La natura vuole minimizzare l'energia. La ragione per cui quando abbiamo una pallina che è in cima a una discesa, questa scende giù, perché qui c'è un sacco di energia potenziale, lei vuole usarla. Allo stesso modo, il vuoto, vuoto, è più energetico che non un vuoto pieno di campo di X. Quindi il vuoto è pieno di campo di X, quindi non è vuoto. Sì. Nisba, a quanto ne sappiamo oggi, no. Ed è questa la ragione per cui la chiamiamo oscura. Ma non abbiamo un candidato per la materia oscura. Allora, se fosse vera la supersimmetria, potrei dire candidato per... la materia oscura è fatta di neutralini, si chiamano. I neutralini non interagiscono dal punto di vista elettromagnetico, quindi con la luce, interagiscono dal punto di vista gravitazionale, cioè gli uni con gli altri con la loro massa, sono piccola, e interagiscono dal punto... debolmente. Allora, cos'è un'interazione debole? Per dare un'idea di cos'è un'interazione debole, i neutrini che esistono sono delle particelle neutre che sentono solo l'interazione debole. È così debole l'interazione debole che se io prendo un neutrino e lo sparo contro un bersaglio, una vasca piena di piombo, questo attraversa la vasca di piombo, anche se la vasca di piombo è lunga un anno luce. Un anno luce di piombo, il neutrino passa attraverso. Passa attraverso con probabilità del 50%. Questo vuol dire che cosa? Per esempio, la Terra è continuamente attraversata dai neutrini. Noi siamo continuamente attraversati dai neutrini. I neutrini non ci badano di strisce. L'interazione che c'è tra noi, tra la materia ordinaria e i neutrini, è piccolissima. La stessa cosa vale per la cosiddetta materia oscura. Non c'è interazione tra la materia oscura e la luce e questo la rende oscura. Gravitazionalmente sì, perché se ce n'è tanta diffusa, allora tu vedi, perché ce ne siamo accorti? Avevo anche le slide su quello, però a quel punto finivo più. Come ce ne siamo accorti? Quando tu prendi una galassia, tu vedi la materia luminosa. O vedi anche il pulviscolo, perché il pulviscolo ti intercetta luce, quindi la materia normale la vedi. Tu la conti quanta materia c'è e capisci dal punto di vista gravitazionale come devono ruotare. Ragazzi. E non ruotano come devono. Ruotano diversamente. Come se ci fosse molta più materia all'interno. E quello è un... Ci sono varie, come dire, non è l'unica spiegazione, cioè non è l'unica ragione per cui noi abbiamo introdotto la materia oscura. Più di uno. Sì. Ah beh sì, la ricerca scientifica, non ha, cioè quello è una cosa che si sa, che sappiamo esiste da sempre, è cross-pollination, come si chiama, pollinazione incrociata, le conoscenze attraversano tutte quante le discipline e questo è sempre stato, fortunatamente, la curiosità dello scienziato non la fermi. Pare che gli scienziati tedeschi e Heisenberg, per esempio, e Bohr, che invece stava con gli alleati, in qualche modo scambiassero idee anche durante, diciamo, periodi in cui non era proprio il momento migliore di farlo, tipo inizio della Seconda Guerra Mondiale. Così. E, cioè, fai a tenere la curiosità di una umana sotto controllo. Mi fanno segno che stiamo sforando. Ok. Ci sono altre domande? Io non ho visto chi c'è qui dietro. Sono sempre rimasto nascosto da questa parte perché c'era il computer, chiedo scusa.
Va bene, sembra che non ci sia. Sono d'accordo. Grazie a voi. Grazie.